Ciao ragazzi, io sono LegnaXD e questa è la 28esima puntata dei migliori giochi per Android, la serie che va in onda il lunedì e il sabato alle 6 di pomeriggio. Allora, iniziamo con il primo gioco che è Draw Race 2, sì, dovrebbe essere il 2, se non sbaglio, che mi hanno consigliato. Io vi ricordo sempre di consigliarmi i giochi, no, questo no, Draw Rider, oddio, comunque il link in descrizione. E stavo dicendo, vi ricordo sempre di consigliarvi i giochi perché io leggo sempre tutti i commenti e la maggior parte delle volte rispondo, ma se non posso non rispondo, però diciamo che li provo i giochi, assolutamente li provo. Se non mi piacciono ovviamente non li metto. Allora, con A andiamo avanti, con B ci stoppiamo e con L e R diciamo è come l'accelerometro, a destra e a sinistra. Possiamo impennare a destra o possiamo... Non lo so come si dice stando sulla ruota davanti. Ok. In questo gioco, in poche parole, noi dobbiamo riuscire a non accappottarci e fare il più breve tempo possibile. Io qui ho perso, ad esempio, cioè, ecco, sì, vabbè. I tempi sono qui: se facciamo 9 secondi prendiamo l'oro, se facciamo 8 secondi l'argento, se facciamo 11 secondi prendiamo il bronzo, se facciamo di più non perdiamo, per quello dobbiamo fare di nuovo il livello. E questo livello è difficilissimo, no, davvero, io non sono riuscito a finirlo. Non sono davvero riuscito a finirlo. Però sto gioco lo consiglio molto perché è davvero è abbastanza carino. È come, diciamo, come si chiama quel gioco? Come vedete ho fatto 11 secondi e 202. No! Cioè, guardate, 11 secondi e 202, devo fare 11 secondi e 164. Dai, ma per piacere. Per 6 centesimi, no, di meno. No, ho perso per 4 centesimi se non sbaglio. Vabbè, questo è il gioco, prima che sclero, questo è il gioco. Come vi ricordo, il link in descrizione, anche in descrizione la pagina Facebook, pagina Twitter e l'estensione per Google Chrome e Mozilla Firefox per rimanere aggiornato sempre sui miei video. Ok, questo è, come leggete, Field Goal. Sì. Scusate, devo premere start. Allora, lo scopo, possiamo scegliere tre modalità: pratica, precisione o sudden death. Death e morte, sudden, credo. Morte imminente, credo. Comunque andiamo con precisione. E quelle sono tre categorie diverse. Che ognuna alla fine si deve fare sempre la stessa cosa, però con ecco, in questo caso dobbiamo avere la precisione, cioè la precisione. Se noi prendiamo, ad esempio, se noi tiriamo il pallone qui, proprio in questa fila centrale, dove parte, diciamo, dove sta questa stecca, in più quello in questa fila, noi prenderemo 100% di punti. Per cui qua sta la precisione, è scritto 87. E qui wind sarebbe il vento, tira verso sinistra, per cui noi dobbiamo sempre inclinarci un po' verso destra, vedete, 75. Mentre qui è la distanza in yard, la distanza da noi fino al... quello non so come si chiama, però al coso che dovremmo colpire. Questo dovrebbe essere un campo da rugby. No, ho sbagliato, era verso di là, ho sbagliato. Ok, di là per quello... No, oddio santo, dove l'ho buttata? Ok, è un gioco, un passatempo abbastanza carino, che quando non abbiamo niente da fare ci giochiamo un po'. Ok, e questo era il secondo gioco. Il terzo gioco è un gioco un po'... come posso dire? Cioè, non è fatto proprio bene, sinceramente. Però è carino, dai. Sì, dai, è carino. Mi ha fatto con... stavo giocando con gli amici, non lo so, l'ho scaricato, ho detto vabbè, proviamolo. Sono schiattato dalle risate. Come camminano sti omini, sembra che, cioè, hanno una stecca in culo e li muovi da sotto. Guarda. Noi, lo scopo del gioco qual è? Non cadere, prima di tutto non cadere, e far cadere gli avversari, che ma non è facile, anzi, cioè, no. Cioè, sembra che ci sto scopando, Dio santo. Cioè, vai, cadi. Oh, no, non cadere tu. No. Cadi, Madonna santa. Cadi. Ma che cazzo è, oh? Cioè, no, dai, raga, tutte le volte che ci ho giocato o cadevo io o cadeva lui, ma... Oh, mannaccia. Ma cadi, Madonna. Vieni qua. No, dove vai? Ma io no, non può fare un calcio. È caduto, come avete visto. Cioè, da solo, quello se lo sta inculando intanto. Vai, cadi. Oh, dai, no. No, lo devo far cadere solo a quell'altro. Cioè, lo sfizio personale
Che cazzo, si è bloccato? No, lo sfizio. Quello è un po' difficile con i comandi, ma no, mi ha fatto cadere lui. Credo che sia karate, tipo. Ok, questo era il terzo gioco. Il quarto gioco è Line Splitter, un gioco che sempre voi mi avete consigliato. Lane, credo che si dice, no, più Lane Splitter. È un gioco di moto. Se vi piacciono i giochi di moto con la visuale dall'alto, per cui che dobbiamo prendere le monetine, che dobbiamo andare, dobbiamo fare i record, dobbiamo battere i record, i nostri record, vi consiglio un gioco che l'ho censito nella 27esima puntata dei giochi per Android, cioè la puntata precedente a questa. Ok, vabbè, prendiamo questo qui. Ok, come vedete all'inizio ci verranno presentate due opzioni che potremmo scegliere se usarle o no. Credo che si pagano, se non sbaglio. Pagano ovviamente in coins, cioè i soldi che sbloccheremo, che guadagneremo facendo le gare. Cioè le gare, chiamiamole gare, le corse, dai. I soldi che troveremo in mezzo alla strada. Cioè, ora ve li mostro. Ok. Se premiamo possiamo accelerare, come anche l'altro gioco che ho recensito nella 26ª puntata. Qui la cosa che la polizia ci inseguirà, come vedete ce l'ho dietro, e dovremmo anche scappare dalla polizia. Questi 340 credo che sia, no, la distanza che c'è tra la polizia e me. Poi un'altra cosa che, come vedete, nel gioco che ho recensito nella 27ª puntata, la grafica era abbastanza bella, molto più bella di questa, perché questa qua credo che è più in stile cartoon. Ma la cosa brutta è che le macchine che andavano a destra e a sinistra, per cui le macchine che si spostavano, vedete, queste metto la freccia, però le macchine che si spostavano nell'altro gioco erano solo le macchine della polizia, mentre qui si spostano tutte le auto. E ci sono, ho riscontrato che ci sono più monete, almeno forse lì non sono, non ho fatto tanti record perché sono una schiappa sti giochi, però. Ok, l'ultimo gioco è Clash of Clans, si dovrebbe dire così, ed è un gioco che si può giocare solo in multiplayer. Come vedete noi abbiamo questa città che ho costruito piano piano, vabbè, non sono andato tanto avanti. E questa è una miniera, questa è, non so cos'è, una cosa sempre che ci serve per costruire. Qui abbiamo i soldi che abbiamo accumulato e qui abbiamo quest'altra cosa che non ho capito bene cosa sia. Si dovrebbe chiamare Elisir. Ah sì, l'Elisir si dovrebbe chiamare, sì. Estrattore di Elisir, deposito di Elisir e qua c'è il deposito dei soldi. Noi dobbiamo costruire degli eserciti, come vedete io ora ho questo esercito, possiamo continuare a costruire. Scusate, non mi ricordo. Aspetta, a destra. Possiamo continuare a addestrare truppe. Vedete, ora per ora ci ho sbloccato solo questo. Con l'Elisir possiamo continuare a addestrare altre truppe. E poi possiamo andare a fare un attacco a una determinata città dei nemici. Gli attacchi si possono fare anche con altre persone, per cui con altre persone in multiplayer. E ci possiamo aggiungere ad altre, diciamo, ad altri gruppi di persone e costruiamo le case vicino a loro. Ok, attacca. Ok, allora, noi per posizionare le truppe dobbiamo premere, per cui premiamo e le truppe vengono posizionate e cominciano a distruggere con noi. Però ora ho pochissime truppe, come vedete, e sicuramente non ce la farò a distruggere tutti i cannoni. Anzi, già ce n'ho una rimasta, no, ce n'ho 3 o 4 rimaste. Comunque, gli dico di attaccare là, però, no, attaccate là. Stupidi! La puntata finisce qui, spero che i giochi vi siano piaciuti. Vi ricordo, pagina Facebook, Twitter, estensione per Google Chrome e Mozilla Firefox in descrizione. Farò una recensione di questo launcher che vedete ora in questo momento, appena possibile. Ora sono un po' impegnato, però credo che in questi giorni uscirà. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, condividete. Ciao, al prossimo video!